Salve a tutti e bentornati con Francesco Espresso. Oggi continuiamo con la mia serie incentrata su alcuni aspetti della ricerca del lavoro. Quindi nel primo episodio abbiamo visto i test attitudinali, quindi quella cosa che non supporto tantissimo. E oggi cambiamo argomento per parlare invece di un altro argomento scottante, che è quello dell'email che non arriva. Che cosa intendo con l'email che non arriva? È appunto quella situazione che quando si invia un'email e non si ha nessun riscontro. Questo può essere applicato in tutte le situazioni lavorative, visto l'uso spropositato che viene fatto oggigiorno di email, ma nello specifico della ricerca del lavoro mi riferisco a quella situazione quando appunto non si ha nessun riscontro e si ha in quella, e si è in quella situazione che io definisco la situazione di limbo. Non tanto tempo fa avevo trovato su LinkedIn un post che era molto interessante, ed era questo CEO di una compagnia di recruitment molto grande e che poi aveva fondato un'azienda, dove appunto lui diceva che era una questione di principio e appunto di rispetto di chi sta cercando il lavoro, appunto rispondere a tutti. E quindi questo credo che sia veramente molto importante, perché la situazione di limbo credo che sia molto scoraggiante, perché sebbene magari la cosiddetta email che arriva dicendo siamo passati alla fase successiva e purtroppo il suo profilo non è stato selezionato, sebbene questa email può essere un tonfo, è meglio che la situazione di limbo quando appunto non si sa di che morte si morirà. Quindi in questa puntata di oggi appunto ho voluto porre l'attenzione su tutte quelle questioni e tutto ciò che implica l'assenza di un riscontro a fronte di possibile 200.000 candidature che uno invia. Quindi anche in questo caso vi ringrazio per aver guardato il canale, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto vorrei chiedervi: come gestite queste email delle quali non si ha nessun riscontro? Looking forward per avere i vostri commenti e feedback. Intanto vi lascio con la mia citazione favorita. Self-expression is freedom. Do not let anyone or anything stop you. Thank you.